foto che sono di interni, di architettura, hanno sempre bisogno di dare uno slancio all'ambiente, all'architettura che si fotografa, molto elegante. Questo obiettivo è stato una rivelazione, è proprio la focale perfetta. E devo dire che la qualità è perfetta, uguale, anche negli angoli, in ogni parte dell'immagine è proprio l'ideale per me, perché io realizzo queste immagini che arrivano fino a 4 metri e per cui la qualità si rileva subito. Lo stesso soggetto fotografato con l'obiettivo decentrabile e fatto col post-produzione, cioè con le linee raddrizzate, è tutta un'altra cosa. C'ha un senso più di profondità, di eleganza, di prospettiva. Mi ha impressionato quando sono andato al massimo del decentramento, era perfetto, non vignettava e l'immagine l'abbiamo ingrandita sullo schermo, è perfetta. È il sistema di una macchina che funziona e le ottiche buone, in questo caso la compattezza, la leggerezza. E poi mi dà una grande soddisfazione perché vedo già il risultato, vedo già l'immagine come la vorrei io. E mi ha impressionato quando ho fatto le prime immagini che subito mi fa vedere quello che io voglio, cioè quello che io cerco, quello che sto cercando di realizzare in un'immagine architettonica. Avere una macchina sempre più leggera per me è un vantaggio, è più piccola, ha una visione più superiore. Questo mirino mi ha salvato. Devo dire che questo obiettivo è stata una grande sorpresa perché è compatto, un bel design, costruito bene. È semplice da usare perché sono gli spostamenti con i blocchi. Scatti, vedi e vai avanti.